Bentrovati amici di Lombardia Notizie Online, siamo all'aeroporto di Malpensa dove è appena atterrato l'aereo di Air China con la bandiera paralimpica. Ad accoglierlo per Regione Lombardia il sottosegretario Antonio Rossi, pluricampione olimpico. Attualmente è ancora molto basso il numero dei praticanti, soprattutto nelle discipline invernali, se tu pensi che la spedizione era di 32 persone mi sembra, e solamente di due donne, quindi bisogna lavorare in questo verso e in questa direzione, soprattutto avendo davanti un obiettivo molto importante che sono i giochi del 26, dove potremo partecipare in tutte le discipline, quindi assolutamente spero che con il CIP di poter portare avanti con le varie federazioni dei programmi. La sfida nell'ospitare una paralimpiade è proprio quella, riuscire grazie all'opportunità che regalano all'organizzazione di una paralimpiade ad non organizzare soltanto un grande evento sportivo ma a trasformare una società sotto il profilo dell'accessibilità ma anche sotto il profilo culturale. Da adesso in poi bisognerà lavorare a testa china su progetti di divulgazione culturale, sulla sensibilizzazione nei confronti della valorizzazione delle potenzialità delle diversità. Questa è l'essenza dello sport paralimpico. Tra i tanti motivi per cui uno cerca di ospitare e organizzare le Olimpiadi e le Paralimpiadi è proprio la sensibilizzazione nei confronti di tutte quelle persone che magari possono avvicinarsi allo sport, possono diventare dei campioni o quantomeno ci provano, non è detto che, anzi è sempre molto complicato. Mi sento di dire che sicuramente questo messaggio è ancora più forte nei confronti di chi ha delle forme, diciamo, di non abilità, per cui le Paralimpiadi rappresentano oggettivamente quasi un'occasione irripetibile. Di ritorno appena atterrato, finalmente a Milano, le tue impressioni insomma innanzitutto sull'organizzazione dei giochi e poi anche uno sguardo al futuro, a quelle che saranno le gare a Cortina, sì. E quello che si prova a essere da guida insomma andando a 100-120 all'ora insomma con la responsabilità insomma di portare un atleta. Assolutamente sì, i giochi di Beijing sono stati dei giochi organizzati molto bene, però in maniera molto artificiale, perché le piste da sci sono state costruite tutte apposta per l'occasione. Invece noi speriamo che Milano Cortina sicuramente saranno svolte in un paesaggio molto più naturale e saranno in casa, quindi noi ci prepareremo per i prossimi 4 anni apposta per quell'appuntamento. E invece un riepilogo, un bilancio di come sono andate queste Paralimpiadi, direi molto bene, non ci aspettavamo questi risultati perché il livello è cresciuto moltissimo, soprattutto nelle nostre categorie. E quindi abbiamo difeso le 4 medaglie che aveva Giacomo in precedenza e le abbiamo migliorate con 2 ori e 2 argenti. Scendere in discesa libera a 120 all'ora con un atleta ipovedente dietro di me sicuramente crea delle grandi responsabilità, però siamo preparati per questo e quindi ci esponiamo. La fame di andare a prendere questa medaglia c'era già dal primo giorno, soltanto che la prima gara ci ha lasciato un po' scioccati proprio per come questi cinesi andassero forte. E non tanto il canadese, perché il canadese che è sempre il mio avversario, però lui mi ha detto che era la sua giornata fortunata, aveva degli ottimi materiali, quindi era un po' più fortunato di me quel giorno lì della lunga. Io ho fatto quello che potevo fare, poi avevo un po' di pressione ovviamente per la prima Olimpiade, per la prima gara. La sprint sapevo già che sarei arrivato in semifinale ma non oltre. L'ultimo giorno ho detto devo sparare tutto quello che ho. L'obiettivo è arrivare appunto alle Olimpiadi in casa, Paralimpiadi in casa, perché per un atleta credo che rappresenti il massimo dello sport e di tutto quanto. E per questo appuntamento è tutto, vi aspettiamo su Lombardia Notizie Online e sui suoi canali social per i prossimi appuntamenti.